La Steam Next Fest è alle porte e attenzione signori perché lo sviluppatore Steel Balalaika oggi lancia la bomba. Andiamo a provare insieme un gioiellino nel mondo dei Grand Battle Plan Strategy che sicuramente vi interesserà. No, quello che vedete non è l'hangar di War Thunder, ma bensì Broken Arrow. Di che cosa si tratta? Lo scopriremo subito dopo la nostra sigla. Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lawrence in questo video dedicato, come detto poc'anzi, a Broken Arrow, un gioco immenso di tattiche di guerra moderna in tempo reale che enfatizza un sistema di costruzione dell'esercito unico, una profonda personalizzazione di unità ed armi con oltre 200 unità realistiche, mettendo gli eserciti contemporanei di Stati Uniti e Russia l'uno contro l'altro in un conflitto, diciamo, distopico, immaginario, alle frontiere dei confini della nostra amata NATO. Il gioco in arrivo è stato sviluppato dallo studio indipendente Steel Balalaika e dal rinomato editore di strategia Slytherin. Ah, mio signore, Broken Arrow, ragazzi, è un qualcosa che io stavo aspettando da tempo. Vi ho già portato in passato Steel Division, ma anche Warno, insomma, questa categoria di giochi molto molto particolari per i veri amanti della strategia. Possiamo praticamente definirli come i Total War della guerra moderna. Ecco, molti di voi hanno sempre chiesto: Dick, ma un Total War sulla seconda guerra mondiale, sulla guerra moderna, cambia il modo di combattere? Ma io penso che i Grand Battle Plan Strategy, ragazzi, si avvicinano veramente tantissimo. Che cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a giocare la missione della demo che potete provare anche voi, raga, perché la demo è disponibile gratuitamente su Steam e vi renderete perfettamente conto di quanto questo gioco è molto molto interessante. Allora, prima di andare a lanciare, voglio farvi vedere che cosa è disponibile ovviamente nella mod, a parte questa missione che tra poco andrò a farvi vedere, ma potete già dare un occhio anche a quello che è l'arsenale con le varie categorie, le varie tipologie e vedete ragazzi che qua stiamo parlando proprio di guerra moderna, perché abbiamo gli Orion che sono i droni, abbiamo i K-52, quindi gli elicotteri che già abbiamo anche sentito, ahimè, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ma anche un sacco di armi moderne, addirittura c'è il T-14 armata, raga, c'è lo Sprut, il cacciacarri leggero, insomma c'è veramente tantissima carne al fuoco, tantissima carne al fuoco. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, come potete ben vedere, anche qua abbiamo un quantitativo di veicoli spaventoso, la C-130, se vi piace fare brut, brut, brut. Insomma, c'è veramente di tutto. Abbiamo gli Harrier 2, abbiamo gli Hornet, ci sono i Super Tomcat, l'F-15 Eagle, l'F-22 Raptor. C'è davvero, davvero tutto quello che serve per delle premesse estremamente interessanti. Ma signori, partiamo? E dai, ah, è la guerra moderna. Baltisk, signori, siamo pronti. Noi andremo a giocare in questa demo gli Stati Uniti che dovranno affrontare ovviamente la Russia moderna. Ma vediamocelo questo trailers. Spicy. Gentlemen, we have just received the green light for the landing operation on Baltisk Peninsula. The Russian Baltic Fleet is currently resupplying in the harbor of Kaliningrad. Ah, siamo a Kaliningrad. To take the sea. Taking control of this peninsula would trap them in the lagoon, rendering them basically non-operational in the region.
Our troops are ready to storm the beach, but according to our latest satellite data, the mobile coastal artillery battery is defending the harbor. These guns must be silenced before we can launch the main assault, or this will turn into Omaha Beach 2.0. The guns have been spotted here. Omaha Beach 2.0. 152mm howitzers. They can detect and engage fast-moving targets above the water. That includes ships and helicopters. Local intel reports that a battery of surface-to-air missiles is present on the south bank of the lagoon. 150 batterie antiaeree. Quelle di prima erano degli obici. That makes a missile or airstrike way too hazardous. Our best option is to send in a light force to eliminate the anti-air and artillery batteries by surprise and open the way for the main landing. They don't expect that kind of okay. So the ground forces in the area are limited. Commander, you will be in charge of the first wave while I organize the main landing. Prepare your troops, but remember, it's a one-time opportunity, so it's make or break. Make it happen, Commander. Good luck. Allora, signori. Quello che dobbiamo andare a fare, raga, è aprire lo sbarco alle nostre forze. The anti-air missiles are located on the other side of the canal. A Russian missile battery generally consists of 6 vehicles. 2 of them have been located on the beach, but the others must be hiding in the nearby city. The reconnaissance group has made contact with the enemy and reports the presence of a tank company defending the area. Okay. I hope you brought some dedicated anti-tank units with you. If not, use smoke and buildings to your advantage. Ed eccoci, allora, dopo il nostro briefing siamo sulla parte meridionale per quanto riguarda la mappa, in realtà sarebbe il lato occidentale dell'imbocco al porto della base navale di Kaliningrad. Quello che dobbiamo fare è annientare le batterie antiaeree su questo lato e sopprimere le forze di resistenza russe. Già qua vediamo un T-72B1 che mi inquieta abbastanza, anche perché noi sul campo carri armati al momento non ne abbiamo, tutto perché il vero obiettivo è l'annientamento in questa zona identificata come forte delle artiglierie che impediscono fondamentalmente alla nostra flotta di poter effettuare lo sbarco. Quello, diciamo, che nella presentazione veniva definito come Omaha Beach 2.0. Allora, il sistema è molto simile a quello dei vari Steel Division di Warno, quindi noi abbiamo dei punti che vengono incrementati, lo vedete qua in alto a sinistra, 126 è l'ammontare dei punti attuale, più 73 invece è quello che guadagniamo con il passare del tempo. Questi ci servono per andare a chiamare dei rinforzi che sono suddivisi in categorie: abbiamo le recon, le fanterie, i veicoli, i support, le logistic, gli elicotteri e gli aerei. Ovviamente elicotteri ed aerei al momento non possiamo utilizzarli. Perché? Perché abbiamo ovviamente prima da eliminare le antiaeree. Allora, con che cosa partiamo noi? Noi partiamo con 3 unità di Marines meccanizzate, ok? Quindi noi abbiamo gli AVP 7A1 e AAK, che sono i trasporti, e questi sono dei trasporti anfibi, tra l'altro. Quindi per noi diventerà fondamentale cercare di salvaguardare anche i veicoli stessi. Questo perché? Perché poi dopo qua dobbiamo andare ad attraversare l'imboccatura del porto. Allora, diamo un'occhiata alla mappa. Qua c'è una grossa piazza, un grosso parco più che altro, che fondamentalmente è una zona da evitare come la peste, nel senso che con questo T-72 posizionato, questo ha la possibilità di controllare tutta quest'area. Cerchiamo di creare un perimetro. Allora, io opterei per cercare di controllare quest'area, questo abitato, e poi magari mandare anche qualcosa per provare a mettere sotto controllo quest'area residenziale sulla destra. Dunque, allora, noi mettiamo pure play. Personal carrier ready. Got it.
Iniziamo ad avanzare coi personal carrier. Ok. Vediamo un po' nelle fanterie che cosa abbiamo. Allora, noi abbiamo i Dragoon, che sono degli anticarro molto molto interessanti. Io andrei subito a reclutarli. Andrei a reclutarne uno. E lo farei posizionare qua. Ah, il T-72 si muove, eh? Non sta fermo. Sta andando verso sinistra. Ok, qua ci sono anche un sacco di veicoli M25-2. Sono delle meccanizzate. Andiamo a tirare fuori anche l'altro Dragoon. Io penso che prima sistemiamo questa situazione, meglio è per noi. Allora qua abbiamo dei marini, iniziamo a portarli qui. Smontiamo anche il Dragoon. Iniziamo a mandarlo qua. No, il marine qui. Che cavolo stai facendo? Il Dragoon. Vieni qua dentro. Vieni qua. Scarichiamo anche l'altro Dragoon. Tira il carro armato. Guardalo, 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 guardalo. Boom. Frontale. Dai, dai, dai che lo prendi, dai che lo prendi, dai che lo prendi, dai che lo prendi. Sul fianco. Boom. È andato. Tiriamo indietro i Dragoon. Ok. Allora, questi Marine dovrebbero attraversare di qua. Io direi anche questo LAV. Perfetto. Qui abbiamo altri marine, portiamoli di qua. Allora, adesso i Dragoon io li farei rimontare sulle nostre, sui veicoli. Queste qua sono Recon. Queste qua sono Recon. Facciamolo caricare sul LAV. Ok, adesso tu scaricami questi marine e fammeli portare qua. Ok, allora siamo abbastanza protetti al momento dietro questi edifici. Portiamolo di lì. Dentro negli edifici. Ah, questo Force Recon mi deve venire di qua. Cambiamo edificio. Ok. Dobbiamo portare un Dragoon di qua. Allora, Force Recon, venite in questo edificio. Ricognizione fondamentale. Una cosa che potremmo fare... Allora, il Dragoon è arrivato. Scaricamelo. Ok, tu spostati di qua. Tu spostati di qua. Allora, attenzione, perché noi abbiamo spottato
un'artiglieria e noi con l'AV potremmo dargli l'ordine di sparare, perché è un obice. Ok. Spostiamo i dragoon. Dov'è l'altro dragoon? L'altro dragoon ce l'abbiamo... ce l'abbiamo qua. Attenzione. Ok, perfetto. Vai dragoon, tira quel carro. Perfetto. Copriti. Allora, loro hanno un altro carro lì, eh. Io direi, iniziamo a chiamare 4 marine. Ok. Molto logoro, devo dire, eh? Molto, molto, molto logoro. Allora, tu... vediamo se riusciamo... no, ok. Questo dragoon mi deve venire di qua. Dai, spara. No, ce l'hanno annientato! Allora, noi l'unica cosa che possiamo fare adesso è utilizzare questo dragoon. Mamma mia. Dobbiamo annientargli l'altro carro, assolutamente. Intanto, sono arrivate... sono arrivate altre fanterie. Portiamole da questo lato. Qua massacrano, eh. Qua massacrano. Dai, 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 dragoon, dai, dragoon. Ci servono questi manpads. Vai dentro in questo, scala in questo. In teoria adesso dovremmo farlo fuori. No, si è nascosto il porco. Vediamo se da qua riusciamo a prenderlo, perché qua forse abbiamo linea di tiro, eh. Qua abbiamo linea di tiro. Allora, noi dobbiamo iniziare a scalare con i nostri. Con i nostri marine. Questi sono sbarcati, sì. Iniziate a prendere posizione nelle case. Iniziate a prendere posizioni nelle case. Noi possiamo prendere un altro dragoon. Portiamolo qua. Poi anche degli sniper potrebbero farmi comodo. Usciamo con la nostra Force Recon e iniziamo a scalare qua le nostre fanterie. Ok, scaliamo. Veloci, veloci, veloci a scalare, veloci a scalare, veloci a scalare. Allora, ci servono degli Stinger.
tank eliminated. Ok, abbiamo fatto fuori anche il secondo tank. Benissimo. Perfetto. Allora, qua possiamo avanzare. Ok. È arrivato l'altro man pazzo. Sniper team dentro qua. Ok. Dragoon, spostiamolo di qui. E voi spostatevi qua. Hanno un altro tank. Distrutto, benissimo. Scalate dietro qua. Restate protetti. Ok. Tiriamo lì. Perfetto, distrutto. Allora, noi dobbiamo assolutamente scaricare gli Stinger in queste case, perché ho abbastanza paura di un eventuale attacco aereo loro. Ok, portiamo anche questi. Ok, scala. Dentro qua. Avanziamo coi cecchini. Avanziamo coi cecchini, ci hanno fatto fuori la Recon. Voi spostatevi di qua. Allora, noi dobbiamo avanzare. Ok, dentro gli Stinger. Qui abbiamo un altro Dragoon che potremmo mettere dentro qua. Questo dovrebbe permetterci di annientare queste forze. Ok. Hanno un altro carro ancora. Correre. Mamma mia. Ok. Ma ce la fai a catturarlo questo? Dai, cazzo, che hai ancora due colpi, su. Ci viene fuori. Vai dentro qua.
Porca loca. Questo qua è andato, raga. Questo è andato. Questo è andato. Questo non ha possibilità. No, è un LAV. Questo potrebbe bombardare in teoria. Adesso il problema grosso. Il problema grosso sono le fanterie. Portiamo due Recon qua. Portiamo un altro Marine qua. Questo ancora due colpi. O se riusciamo a passare adesso. Questo tira. Porca loca. È dura. È dura. I nostri poveri Marine fanno una fatica bestiale. Abbiamo delle Force Recon. Sono ridotte, peraltro. Andate dentro lì. Voi Marine, venite di qua. Andate dentro lì. Dai che li riusciamo a fare un po' di fuoco di soppressione. Dovremmo farli fuori quei 5 lì. Ok. Spostarsi di qua. Quel carro là è senza munizioni. Ok, avanzare di lì. Ok, avanziamo di lì. Arriva un elicottero, eh. Quelli sono belli coperti. Ok. Missile launcher andato. Voi riparatevi lì, stanno arrivando dei meccanizzati di lì, eh. Dai che avete la possibilità di... Ok, è andato. Minchia, questo ce l'hanno proprio disintegrato, eh. Questo ce l'hanno proprio disintegrato. Porca loca. Ok, sniper tirati indietro. Qui abbiamo questi Marine.
Ok, dentro qua. Mettici il cecchino. Iniziamo ad avanzare. Ah, noi dobbiamo salvare questo dragoon assolutamente. Ci serve... Ok. Qua si avanza. Ok. Il carro è lì. Dov'è il nostro Manpads qua? Vieni dentro lì. Dobbiamo far fuori questo carro. Assolutamente. Oh, state dentro qua. Ok. Allora, qua c'è una postazione da eliminare. È dura, eh. È dura. È dura. Ok, questo è andato, perfetto. Tu puoi scalare di qua. Tu puoi scalarmi di qua. No. Scala qui, questo viene qua, ok. Prendi questo building, stupido essere. Ok, abbiamo distrutto i tank platoon. Ok, prendiamo questa... Prendiamo questa posizione. Voi mettetevi qua, iniziate a venire qua. Qui abbiamo degli altri marine che dobbiamo iniziare a portare qui. Tu che cazzo stai facendo? Spiegamelo. A platoon of naval infantry has been spotted crossing the canal. Prepare for a counteroffensive. Allora, c'è una counteroffensive. Mamma mia. Mamma mia. C'è la controffensiva di Steiner qua. Altro che. Ma dai che il Manpads potrebbe far fuori i veicoli, eh? E infatti mi sa che sta facendo il suo lavoro. Dai, dai, dai. Noi abbiamo delle posizioni migliori rispetto alle loro, perché noi siamo riusciti a prendere questi edifici. Ok. Ok. Mamma mia, sono fortissimi quei marine. Sono fortissimi. Ci servono più marines. Ci servono più marines. Roger, we're Oscar Mike. Someone call for a cab?
Qua, controllate per favore la strada centrale. Andate in copertura. Prendere questa casa. Ok. Mamma mia. Scala qua davanti. Dai che prendi questo, perfetto. Ok, Marine, dentro qua. Ok, dai che quelli sono sistemati. Fate fuori quel restante platoncino lì. Perfetto. Venite qua. Ok. Avanziamo. Dentro lì. Allora, attenzione, perché qua noi abbiamo bisogno. Eccolo lì. Perfetto, i nostri Stinger. A differenza di War Thunder, qua ragazzi funzionano. Vai a prendere la chiesa del patriarca Kirill. Allora, in teoria... Mamma mia, che botte. Ok, credo che queste qua siano le ultime batterie, eh. Boom. Fantastico. Vieni dentro qua. Perfetto. Ok, abbiamo abbattuto l'elicottero, bene. Ok, questi marine qua dovrebbero far fuori le batterie missilistiche in maniera anche abbastanza facile, perché questi sono praticamente dei veicoli. Ok, yes! Yes! Sì! Allora. Ok, quindi noi adesso dobbiamo andare a prenderci questo forte per eliminare le batterie costiere. Dunque, ora possiamo reclutare gli elicotteri. Possiamo reclutare gli elicotteri. Possiamo reclutare gli elicotteri. Ready for combat. Stay put. Orgon here. Rendezvous with X-Fil-T. Marines, stand by.
Allora, cerchiamo di portare i nostri... i nostri uomini nei veicoli. Io penso che questo sia un gioco che abbia un potenziale interessante. A me piacciono guarda che bello il B2 Spirit. C'è anche il Nighthawk qua. È un gioco che ha del potenziale. Questo è concepito per avere un'esperienza di campagna single player estremamente interessante, ma anche con un forte orientamento, una forte vocazione per il multiplayer. Io non vedo l'ora di poter giocare il gioco completo, e perché avendo provato Worn, avendo provato Steel Division, questi sono titoli molto interessanti. Sono i Total War della guerra moderna, senza se e senza ma. Devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. E voi che ne pensate? Ditemi se avete provato la demo, che vi ricordo è scaricabile e giocabile da Steam. E fatemi sapere anche la vostra opinione. A me, personalmente, fino adesso, sta piacendo un sacco. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento nel prossimo video. Ciao belli!